Hanno appena lasciato la prossimità al feretro che continuerà ad attraversare il piazzale dell'aeroporto di Ciampino. Ora il feretro sta lasciando la pista dell'aeroporto di Ciampino. Il saluto, lo abbiamo sentito, un silenzio come sempre emozionante, quello di questi momenti, dal momento in cui viene aperto il C-130 e dall'interno esce il feretro di un nostro militare impegnato in missione. 53esima vittima e la commozione di amici, parenti e anche delle autorità, colonnello. Sì, è difficile poter parlare in questo istante, anche perché adesso l'ultimo saluto, l'ultima considerazione su quanto si è vissuto insieme, si è fatto insieme, per quello che sarà il futuro di ognuno di noi, per quello che adesso dovremo continuare a fare Posso fino chiederle, all'indomani. colonnello, in questi momenti immagino se lei dovesse parlare con la famiglia, è effettivamente difficile spiegare a questa gente che ha un senso ancora la nostra presenza, anche se quella in Afghanistan sembra una guerra finita. È difficile perché la perdita di un congiunto, di un figlio, di un genitore è sempre un qualcosa che porta dolore. E in un momento come questo sicuramente non ci possono essere ragioni, però anche loro sanno, come noi militari, la nostra scelta che cosa implica e qual è il nostro impegno verso la patria, verso gli italiani, verso il mondo intero. Colonnello, questi sono davvero momenti duri anche da raccontare con il dolore dei parenti. C'è la mamma Concetta, la vedete, stretta al marito Biagio. Dietro di lei c'è il ministro della Difesa Mauro. C'è il presidente del Consiglio Letta che sta affiancando e tiene proprio attraverso il braccio, sorregge il papà Biagio. E poi le piume al vento del cappello piumato dei bersaglieri, colonnello. Eh sì, anche in questo istante ci accompagnano, come ci accompagnano per tutta la nostra vita, per tutto quello che noi abbiamo fatto, continuiamo a fare e continueremo a fare. Oltre alle autorità, chiaramente ci sono gli amici di sempre, coloro i quali hanno condiviso missioni e anche paure, diciamolo, perché questi ragazzi hanno anche paura, lo confidano. Sono coraggiosi nel partecipare a queste missioni, è una missione il loro lavoro, ma palesano anche le difficoltà del portare avanti un compito di questo tipo in un paese lontano e in un paese soprattutto pericoloso, come è attualmente l'Afghanistan, Afghanistan che dovremmo lasciare entro la fine del 2014, così come
come sappiamo, a fine del periodo di transizione iniziato ormai nel luglio del 2011 e alla fine del 31 dicembre del 2014 i nostri dovranno andare via. Cosa succederà in Afghanistan? Ecco, mi è sempre stato chiarito che l'Afghanistan non sarà lasciato solo, non si tratterà di un ritiro, ma di un sostegno diverso, quello che le forze della coalizione dell'ISAF continueranno ad apportare al paese, perché sarà un impegno di addestramento, un supporto anche tecnico da parte delle nostre forze armate. Bisognerà però, come ha detto il ministro degli esteri Emma Bonino nelle ultime ore, rimodulare, rivedere, ripensare questa missione e capire che tipo di ruolo nello specifico avranno. Certo, ricordiamo sempre, maggiore carta, che è il Parlamento che decide queste missioni e il Parlamento rappresenta l'Italia, rappresenta gli italiani e quindi bisognerà capire come vorrà riconfigurare il ruolo dei nostri militari nel paese, in Afghanistan. Ricordiamo, attualmente sono circa 3.200 tra Kabul ed Herat, e ad Herat c'è il comando del Regional Command West con circa 3.000 uomini. Sì, la riconfigurazione passa proprio attraverso l'unità di cui faceva parte il capitano La Rosa, ovvero sia il Military Advisor Team, perché quello è il motivo principale per cui ci si trova lì e quello sarà il motivo esclusivo per cui noi rimarremo in Afghanistan, ovvero l'addestramento e ovviamente il portare a un maggior livello di professionalità possibile le forze armate e le forze di sicurezza afghane. È previsto chiaramente di rimodulare, di riarticolare il dispositivo internazionale, una decisione che deve essere presa dal Parlamento e dalla comunità internazionale, chiaramente, per poter continuare ad aiutare l'Afghanistan nella professionalizzazione della sicurezza, pur non intervenendo più invece in quello che è il controllo ordinario del territorio di tutti i giorni, che sarà devoluto esclusivamente alle forze armate afghane, che, ripeto, hanno raggiunto ormai un livello di addestramento particolarmente soddisfacente. Il dolore della madre Concetta che sta lasciando la pista, l'avete vista con le mani tra i capelli, il dolore straziante di una madre che avrebbe atteso il ritorno a settembre del capitano, di suo figlio, del capitano La Rosa. Il papà Biagio, che ha ricevuto insieme con lei la notizia sabato mattina, i fratelli, la sorella, i parenti che sono arrivati da Barcellona Pozzo di Gotto, dalla Sicilia, dalla provincia di Messina, dove aveva festeggiato a marzo la sua laurea, una laurea in scienze politiche, un ragazzo anche molto impegnato. Sì, si trattava in realtà della seconda laurea di Giuseppe, perché tutti gli ufficiali dell'esercito, quando terminano l'iter addestrativo regolare dell'Accademia Militare, ovviamente conseguono la laurea in scienze strategiche. Aveva deciso di continuare e prendere una seconda laurea. Il feretro ha lasciato la pista dell'aeroporto di Ciampino, si sta dirigendo per l'esame autoptico. E poi, dopo l'esame autoptico, dopo l'autopsia che dovrà determinare quali sono state le cause della morte, ci sarà l'apertura della camera ardente al Celio intorno alle 16, dove dovrebbe esserci il presidente del Senato Piero Grasso, e poi alle 18 Santa Maria degli Angeli, la Basilica di Santa Maria degli Angeli, che già tante volte ha accolto altre bare di Dai. nostri militari. Lì ci saranno i funerali. Bene, grazie Tonia. Allora, arrivata a Ciampino, abbiamo seguito.